Eh, buonasera a tutti, grazie per essere intervenuti. Vado a invitare immediatamente gli amici che possono raggiungermi all'indirizzo su, eh, su questo, sito, eh, www.sprecher.com e che dire prima di tutto, salve saluto tutti gli ascoltatori che magari non ci sarà nessuno dall'altra parte ma spero che dopo la registrazione abbiano, eh, abbiano modo gli amici di andare ad ascoltare di nuovo la, il mio podcast sul Wargaming eh, questa è la quarta puntata di una serie di 30 e alla fine delle 30 puntate eh, vedrò se è il caso di continuare a renderla più tra virgolette professionale oppure diciamo. Eh, interrompere questo esperimento, ripeto, atto sempre a eh, verificare come diffondere eh, meglio il verbo, la disciplina che eh, ci accompagna e che mi accompagna da oltre 40 anni. L'argomento di oggi è strettamente legato a quello eh, di cui eh, parlavamo ieri, cioè ieri ho eh, descritto e analizzato il sistema eh, più che sistema il wargame SPQR che fa parte del sistema Great Battles of History della GMT e eh, ne ho glorificato sia le meccaniche che la cura nei dettagli. E allo stesso tempo oggi eh, voglio parlare di un precursore sicuramente di SPQR e cioè di questo Chariot, ricordo la sigla iniziale era appunto eh, intitolata Chariots of War da un musicista indiano che mette a disposizione la sua musica fantastica cinematografica per tutti gli eh, youtubers e per tutti quelli che, fa, che usano i media per diffondere. Eh, Diffondere qualsiasi tipo, in questo caso eh, lobby del Wargame, e quando voi giocate e piazzate Cheriot e vi leggete il regolamento, scoprite molto delle regole di SPQR. Eh, Cheriot eh, fa parte della serie cosiddetta eh, Press Tags, in poche parole in inglese. Pre-17th Century Tactical Game System, eh, una simulazione sull'arte della guerra dal 3000 prima di Cristo al 1000, e circa 1500 d.C., è un progetto ambizioso ma eh, sicuramente riuscito. Chiaramente, con qualche pecca, eh, continuo a dire che. Eh, questi sistemi sono validi anche oggi, magari migliorabili con tutte, diciamo, eh, vedendo le novità che sono apparse negli ultimi vent'anni, ma Chariot, che è del 1975, creato da John Young con grafica del grande Simonson, eh, è sicuramente un gioco che va. Riprovato nella possibilità e che permette di ricreare una miriade di battaglie infinite del periodo eh, soprattutto antico, eh, di battaglie eh, quasi sconosciute, di cui si sa poco, ma che rappresentano sempre un fascino eh, che, eh, che a noi hobbysti piace ricreare sulla, eh, sulla mappa. Questo chariot, eh, come dicevo questo sistema che usa il Prestax che poi fra l'altro è una sorta di definiamola eh, sunto di vari giochi che erano stati creati dall'SPA, da SPA in precedenza parlo di eh, Dark Ages, Armageddon Phalanx, eh, Centurion eh, Renaissance of Infantry ricordo il minico re, eh, Renaissance of Infantry dello Stratagem Tactics numero 22 e come dicevo Secondo me Mark Herman e Richard Burr, non so se l'abbiano mai detto da qualche parte, ma mi pare di sì perché in un'intervista Mark Herman disse proprio la serie eh, Great Battles of History è sicuramente eh, figlia, non diretta, ma figlia di questi sistemi dell'SPI. E il Prestax è, diciamo, è, quello che è il sistema che ha raffinato tutti i precedenti e che permette di veramente di giocare in uno spazio di una serata, direi, e diverse battaglie. Se voi eh, ho davanti a me sia le, le regole principali di Prestags, eh, ricordo che Prestags è una serie eh, di regole che permette di giocare cinque titoli dell'SPI. sto parlando di Chariot, Spartan, Legion, Viking and Yeoman, spero che i più fortunati li possiedano, eh, da buon collezionista io li possiedo, penso anche ai grandi amici collezionisti d'Italia come Giuseppe Ercolano, Loris Rocchetti, Simone Rolfo, Ronald, Pesch eh, Ronald Peschiani, sono i primi che mi vengono in mente in quanto amici strettissimi, ma questa è una serie che andrebbe veramente... E collezionata, ma anche giocata, in quanto eh, tutte le regole sono state raffinate eh, dopo, diciamo. Eh, i primi anni che vanno al 70-75 degli altri giochi che ho eh, in precedenza citato e che eh, dal movimento, dal facing, dal fire combat, il fire combat che è la prima parte del gioco, in pratica il fire combat permette all'unità provvista di frecce e di lance di sparare prima dell'attacco. E poi in particolare abbiamo questo chariot che secondo me è il migliore dei cinque assieme a Viking. Eh, Viking è bellissimo perché eh, io lo collegai un annetto fa direttamente alla serie televisiva Vikings perché, perché qualche battaglia, soprattutto l'assedio di Parigi, supposto, è possibile ricrearlo appunto con il gioco eh, Viking dell'SPI e francamente non so rispondere a una domanda che eh, mi potrebbe essere posta, ma oggi come potremmo. E, diciamo simulare quello scontro tra vichinghi e francesi eh, alla fine del primo millennio eh, che avvenne a Parigi nel circondario non semplice, abbiamo poche notizie, però ripeto, eh, Viking è un altro gioco di questa serie che permette di eh, ricreare quelle non mitiche, perché forse leggendarie battaglie, perché eh, sono esistite, ma non sappiamo molti dettagli. Nelle regole troviamo appunto la, la sequenza di gioco: troviamo questa fire combat phase, la fase di movimento. Attenzione, una cosa che manca secondo me, secondo me nel gioco è la eh, cosiddetta in inglese zone control, la zona di controllo che eh, ferma il movimento avversario. Non c'è, io la cerco sempre in ogni gioco la zona di controllo. Forse perché eh, la scala, eh, ricordo che la scala è di 50 metri per ogni esagono, ho davanti a me una mappa standard da circa 90 cm x 60 e ogni esagono rappresenta 50 metri, solitamente lo stacking, calcolate che ogni unità è il, fra le 200 e le 300 persone. Eh, no forse anche qualcosa di meno fra le 100 le 150 persone e infatti gli eserciti principali in questo caso andrò fra poco a descrivervi lo scenario piazzato cioè eh, Megido o Megido. e eh, praticamente abbiamo circa 10.000 uomini per parte e la scala forse il disegnatore eh, in pratica John Young ha pensato di ma non mettiamo la zock o la volutamente eliminata in quanto non stiamo parlando di eserciti eh, organizzati di eserciti che potevano eh, proiettare una zona di controllo anche su soli 50 metri se ci pensate un attimo nella realtà eh, 50 metri non sono proprio eh, pochi per un'unità da 100 metri calcolate che eh, se avete 100 uomini che vi si muovono a 50 metri prima di andarli a beccare, beh, dovete eh, spingere di corsa, dovete eh, accorciare le distanze di corsa, quindi forse da qui <coughs> si può, scusate, si può eh, considerare la mancanza della zoc. In ogni caso, al di là della mancanza della zoc, e quindi ecco perché consiglio eh, in questa serie di mantenere un'unità adiacente all'altra. Eh, perché? Perché un'unità può tranquillamente eh, aggirarvi. E se giocate ed è ehm, caldamente consigliata. La regola del facing, regola che eh, praticamente vi dice: nei sei esagoni che circondano l'unità, un i tre esagoni frontali sono i tre esagoni. In cui l'unità può combattere tre esagoni, eh, diciamo flank, ma anche due esagoni flank e quello, eh, diciamo immediatamente dietro, sono le esagoni che eh, danno un vantaggio all'unità che sta attaccando. Quindi eh, il facing consiglio di usarlo. Non c'è la zoc, potreste anche metterla la zoc. Però probabilmente eh, snaturate il gioco, vi consiglio di provare, francamente, non ho mai provato. Eh, perché? Perché poi, alla fine, dato che, come tutte le battaglie antiche, eh, ogni scontro si risolve in un grande ammasso di uomini alla fine la ZOC probabilmente renderebbe un po' farogineoso lo svolgimento e eh, costringerebbe i giocatori a, con, a controllare sempre se le unità si possono sganciare o meno e quindi senza ZOC, senza Zoc il gioco è più libero. Comunque sono, eh, sono scelte, eh, consiglio sempre ai neofiti di utilizzare le regole eh, suggerite e poi magari quando è un esperto di eh, procedere con... Con house rules similari, appunto con regole personali per migliorare il gioco dal punto di vista del realismo sono sei pagine eh, di regole per quanto riguarda la serie Prestags, A cui dovete poi dato che stiamo parlando di Chariot, eh, a cui dovete aggiungere poi una paginetta, due paginette di eh, exclusive rules and scenarios for Chariot. Il, la caption, il sottotitolo è. Tactical Warfare in the Biblical Age 3500 before Christ. Quindi parliamo di, ripeto, di un progetto ambizioso. Nel gioco Chariot abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 scenari. E io ho piazzato Megido o Megido, per dirla all'italiana, Perché? Perché dato che sto facendo un lavoro abbastanza eh, lungo, già fatto in precedenza eh, per eh, vabbè lo dico con ironia per un libro eh, che un eh, editore inglese mi aveva un editore americano, scusate, mi aveva eh, richiesto mi aveva messo anche sotto contratto, ma non è mai uscito, però io il libro, secondo i tempi, la prima parte almeno l'avevo finito, e quindi ho studiato bene questa, eh, questa serie, Chariot, che mi permetteva di ricreare diverse battaglie in antichità, e ho scelto Megiddo perché ormai ho letto molto di Megiddo, è praticamente la, la più importante battaglia del grande Napoleone d'Egitto, sto parlando di eh, Tutmos III, Thutmose III, che in seguito a una rivolta in Siria eh, da parte eh, dei, dei re di Siria e, e in particolare modo del regno di Kadesh che praticamente raggruppò una sorta di coalizione per rivoltarsi al dominio egiziano eh, Tutmos non poteva accettare tale, eh, tale rivolta tale eh, tale ribelli e quindi eh, impostò una veloce campagna che lo portò a sorprendere la coalizione siriana a proprio a Megiddo, che era crocevia, che un crocevia che, portava, che dava accesso all'Alta all Galilea, terra molto fertile, e Tutmos si dice, secondo quello che scrive lui, attraversando il passo di Aruna... Eh, che non era eh, sorvegliato dalle truppe siriane di Kadesh o Kadesh e sorprese le truppe siriane e eh, praticamente sbaragliò in poco tempo, in pochi minuti, eh, l'esercito nemico. in mm, Pochi minuti perché? Perché dopo aver attraversato il passo eh, si fermò per la notte, schierò l'esercito su, eh, eh, su tre tronconi. Un troncone sulla sinistra, diciamo, rispetto allo schieramento, doveva bloccare le, eh, ogni via di fuga l'esercito siriano verso il nord, e eh, invece la, il grosso dell'esercito schierato per un semplice attacco eh, contro il centro più debole dal punto di vista qualitativo dell'esercito eh, dell siriano, eh, dell'esercito di Kadesh. E in effetti io ho già giocato questa battaglia con l'altro sistema Armageddon, ma vi posso dire che tutto sommato non è andata così perché seguendo le regole, eh, dato che le regole sono molto semplici, abbiamo una, fa una fase di. in questo caso abbiamo il chariot, quindi fase di movimento carry, fase di fire, fase di movimento generale in cui i carri possono rimuovere, ecco qui la. La potenza dei carri che in pratica possono muovere due volte e poi la eh, relativa mischia. Devo dire che se l'attacco egiziano viene bloccato in maniera diciamo eh, costruttiva, in maniera non dico definitiva, ma mh, con una forte opposizione da parte di un unità eh, più eh, che hanno valore più alto siriane, beh, si blocca un po', e quindi diventa una sorta di. Eh, massacro per entrambe le parti. Eh, ho giocato Armageddon proprio. Eh, Ripeto Armageddon di Strategic Tactics numero 34. E non mi ha soddisfatto molto. Poi, chiaramente, mi ricordavo di Chariot che avevo preso in precedenza mentre analizzavo Megiddo. Eh, L'ho ripiazzato. Ho anche pubblicato proprio ieri un piazzamento suggerito. Eh, suggerito proprio perché. Il piazzamento riportato nello scenario originale non mi piace in quanto non ricalca certe note storiche. Eh, le ho proprio rilette recentemente dal libro di Paul Davis, 100 eh, eh, Important Battles o similare, in cui ecco, viene riportata questa divisione di tre tronchi dell'esercito egiziano e proprio ecco, piazzando il gioco, e vi ripeto, riportandolo. Sul, eh, sul gruppo e sia eh, SPI che Casus Belli ho cercato di ricreare in maniera molto approssimativa lo schieramento adesso lo rigiocherò vedrò un attimo se è un pochino sbilanciato in favore dell'egiziano oppure rimane ancora bilanciato come avevo visto in Armageddon e, ma come possiamo come possiamo concludere la nostra trasmissione su eh, su Cheriot che è sicuramente un gioco che ha aperto la strada ai moderni, fra virgolette, eh, wargame tattici su questo periodo antico e in particolare modo SPQR. Mark Herman, ripeto, lo ha ammise lo, ammise, lo disse perché, insomma, alla fine eh, diciamo che certi sistemi: noi possiamo inventare mille e uno sistemi, ma spesso e volentieri siamo anche influenzati indirettamente da qualcosa che abbiamo letto o che abbiamo giocato. Quindi, inconsapevolmente ricriamo qualcosa che avevamo, eh, che avevamo già visto. E perché continuo a affermare questa idea che è un precursore? In quanto. Eh, già io ho detto ieri che la migliore regola che possiamo trovare eh, in SPQR è la cosiddetta eh, tabella diciamo, di forza o cosiddetta unit capability chart, sto usando il nome in chariot, in cui praticamente si dà una sorta di ma questa unità attaccante, non so, una medium Infantry, quando attacca eh, gli skirmisher ha superiorità su quale colonna attacca gli skirmisher e questa è la grandezza. Che ha SPQR e c'è una sorta di inizio di questa tabella che viene usata in molti giochi di Grey Battles of History. E, eh, che ha inizio proprio nella serie eh, Prestags e vediamo in Ceriot, ma l'avevamo già visto in Armageddon e abbiamo visto in altri giochi come Spartan e Legion. Quindi, se uno ha la fortuna di trovare questo gioco, lo acquisti decisamente perché. Potrà eh, giocare diverse battaglie che non trova in, altre, eh, in, altre, eh, in altri wargame, eh, anche diciamo oggi giorno. Ad eccezione, voglio concludere una citazione per la Victory Point Games che ha fatto una serie di Ancient Battles molto carina, ma personalmente non mi piace in quanto le, le mappe sono molto, molto piccole e quindi la possibilità di manovra è ridotta all'omicino d'accordo che poi alla fine c'è uno scontro campale senza tante manovre ma francamente è, molto, è troppo introduttiva e mi lascia un po' perplesso eh, appunto riguardo alla grandezza delle mappe bene ragazzi, è tutto e vi lascio con le vostre domande. Nessuno, oggi non ho intervistato nessuno, peccato. E vorrei favorire l'interazione, forse è ancora precoce. Ma mi aspetto altre domande anche offline nei prossimi giorni. E concludo, come al solito, con la musica, la favolosa musica Chariot's of War del compositore Gandhi. Vi aspetto domani, non anticipo nulla sul podcast di domani, lo scriverò sul, sul gruppo Casus Belli e grazie per chi è stato in ascolto e l'attenzione, ma ringrazio anche chi avrà modo di ascoltare il podcast. Un abbraccio e a presto!